Io oggi sono stata Dennis Oppenheim. Dennis Oppenheim, Two Stage Transfer Drawing, 1972. Per Dennis Oppenheim il corpo è importante per fare esperienza e per comunicare messaggi artistici, sviluppando relazioni e affetto tra le persone. Molti artisti negli anni 70 lavorano su questi temi. In questo esercizio, il figlio dell'artista disegna lentamente sulla schiena nuda del padre. Contemporaneamente, il padre prova a riprodurre il disegno del figlio sul muro davanti a sé. Poi le parti si scambiano. Per fare questa performance bisogna essere in due. Uno si deve mettere dietro l'altro. Chi sta dietro disegna segni, linee e forme col dito sulla schiena della persona davanti. Non è importante il risultato del disegno, è importante che la persona davanti si concentri a sentire quello che gli sta accadendo sulla schiena e a riportare il disegno sulla parete davanti a sé. Per fare questo esercizio è proibito parlare, si deve fare in silenzio. Shh. Secondo te, chi ha creato l'opera? Chi sta davanti o chi sta dietro? Dennis Oppenheim, dopo una formazione tradizionale, nel 1966 decide di dedicarsi solo più a progetti su scala ambientale. Oppenheim, infatti, insieme a altri artisti come Smithson, De Maria, Heitzer, appartiene alla cosiddetta land art. Cosa succede con la land art? Succede una cosa molto semplice. Questi artisti utilizzano il paesaggio come se fosse la loro tela, per cui intervengono nel paesaggio con dei progetti assolutamente grandiosi. Ad esempio, De Maria installa in un deserto dei pali d'alluminio, un deserto dove ci sono spesso dei temporali e quindi nel momento in cui si scatena il temporale, questi pali d'alluminio catturano i fulmini e si costruisce un nuovo paesaggio temporalesco e molto vigoroso. Smithson riporta nella famosa Spiral Jetty in un lago salato, appunto costruisce, disegna una spirale. Heitzer costruisce invece un grande corridoio in un canyon. Insomma, tutti questi artisti lavorano con il paesaggio. Cosa significa lavorare con il paesaggio? Significa che l'opera d'arte non è più quella cosa che riusciamo a cogliere con un solo sguardo nella sua interezza, ma possiamo cogliere l'opera d'arte solo se ne facciamo esperienza. Diciamo che a quel punto fare l'esperienza dell'opera d'arte è quello che noi potremmo paragonare a fare una passeggiata nella natura, fare una passeggiata in montagna. Quindi si attivano tutta una serie di sensi, non solo la vista, che sino in quel momento aveva avuto il dominio appunto nelle arti visive, ma anche il tatto, l'olfatto, noi stessi, il nostro corpo che cammina. Insomma, si genera un'esperienza sensorialmente molto complessa, piuttosto complessa, in cui il soggetto, l'io, in qualche maniera si fonde quasi con la natura che ha attorno.
tutto ciò in un tentativo sempre più profondo di conoscere il proprio corpo e il proprio essere. Anche nel momento in cui Oppenheim non si dedica necessariamente alla land art, ma si dedica alla performance, come nella performance in cui, che noi presentiamo qua, lui nel momento in cui riproduce sulla schiena di suo figlio, che è chiamato a sua volta a riprodurre un disegno o viceversa, ovviamente cerca di quasi entrare in connessione con il proprio patrimonio genetico, cerca di fare arte col proprio patrimonio genetico. È una cosa che farà anche in altri progetti, in altre performance, ad esempio quando chiede al figlio in una serie di scatti fotografici di imitare le sue espressioni facciali, sapendo che appunto nel patrimonio genetico del figlio è compreso anche un patrimonio espressivo del padre. Ecco che cosa fa Oppenheim con queste performance: scava nel patrimonio genetico e cerca di usare il patrimonio genetico come se fosse uno strumento artistico.